Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre, pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapoli. Uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini, ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere. Simply Monasterace, un supermercato vicino a casa per la spesa di ogni giorno. Un reparto gastronomia super assortito con salumi e formaggi tipici locali. Nuovo reparto ortofrutta e baguette calde per tutto il giorno. Tra le offerte del periodo trovi... Cordialità e simpatia al tuo servizio. All'esterno, ampio parcheggio riservato. Simply Monasterace, via Nazionale 110, Monasterace Marina. Semplice la vita.
Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ottobre. Tantissime le notizie anche oggi dalla politica, la cronaca giudiziaria, ma soprattutto novità importanti per quanto riguarda il Ponte Allaro, perché dal lunedì sarà aperto anche agli autobus. Analizzeremo la notizia riportata da tutti i quotidiani calabresi. E poi questa sera Lancette, indietro di un'ora torna l'ora solare, ma occupiamoci subito di prime pagine, ad iniziare da Gazzetta del Sud, che riserva questa apertura: Reggio confisca da 25 milioni nel mirino del Tribunale della Dia il patrimonio dell'imprenditore Michele Serra. I sigilli ad aziende, società, flussi finanziari e al Center Stock. La fotonotizia di centropagina, vedete appare il sindaco della città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà insieme al presidente della Regina Calcio Mimmo Praticò. Praticò contro Falcomatà, abbandonati a noi stessi. Lavori in corso allo stadio Granillo. La Regina attacca il comune in queste ultime ore. Ancora problemi per l'Oreste Granillo. Andiamo avanti, le tre notizie del taglio alto, i titoli sottotestata, ad iniziare dalla politica in Calabria, congresso DEM, ipotesi primarie il 16 dicembre. Ancora a Rosarno, processo Bellocco, il PM vuol far luce sul delitto Cacciola, qui Domenico Cacciola in questa foto. Ancora dalla Piana, ci spostiamo subito a San Ferdinando, la Cassazione solo il villaggio Praia, gli alloggi, si legge nel virgolettato, sono del comune, non degli espropriati di Eranova. Andiamo ad occuparci adesso di quelli che sono gli altri fatti del giorno, tutti importanti, lo dicevamo qualche istante fa. Caulonia, ponte sull'Allaro, da lunedì riaperto agli autobus, non ci sarà più bisogno del trasbordo dei passeggeri su navetta. E questa sera dunque, questa notte, Lancette indietro, stanotte ritornerà l'ora solare. Il 31 marzo 2019, nuovo cambio da capo, in vigore l'ora legale. Lasciamo Gazzetta del Sud, andiamo subito a dare un'occhiata a quella che è la prima pagina che riserva il quotidiano del Sud, dell'edizione di Reggio Calabria. Sisma, notte di allerta per il maremoto, tanta paura in Calabria. L'allarme dopo la scossa in Grecia, nel mare di Lecastella, registrato un aumento di 10 centimetri. Non esiste ancora un protocollo di comportamento in caso di emergenza. L'esperto intanto afferma: in Calabria bisogna temere di più terremoti e soprattutto alluvioni. Cambiamo decisamente argomento, la fotonotizia di centropagina, vedete, a firma di Michele in Serra, che poi analizzeremo a pagina 4 tra pochissimo. I calabresi malati a pezzetti, così aumenta la spesa. E poi Vibo, delitto Ripepi, carcere per il cognato, domiciliari per il figlio a dominare. E la cronaca giudiziaria, ancora 'Ndrangheta, Stige al via l'udienza per 188, aula bunker collassata. Andiamo ad occuparci di altre news, il caso Acquavona, la contrada contesa arriva alla Corte Costituzionale, la disputa tra Petronà e Belcastro. E poi per parlare di lavoro, ex LSOL più Oliverio chiede un incontro al governo, difficoltà per la stabilizzazione dei precari, qui Mario Oliverio, per lui ultimi mesi di lavoro prima del ritorno alle urne. Confiscato l'impero del re dei casalinghi Reggio, i beni dell'imprenditore Michele Serra ritenuti riconducibili al clan Abate, quattro grandi supermercati, magazzini, capannoni e altro del valore di 25 milioni. Anche il quotidiano ci ricorda che questa notte entra in vigore l'ora solare, indietro di un'ora bisogna spostare così le lancette. Ci occuperemo anche di sport, lo faremo in coda perché ci sono oggi tante sfide importanti per quanto riguarda soprattutto la Serie C, poi parleremo anche dell'Ocrip, la partitissima di domani al San Nicola di Bari. San Luca, siamo già sul nostro portale www.tg24.it.
telemia.it, sempre aggiornato con le ultimissime. In cerca di funghi si era perso nei boschi, ritrovato il signor Demetrio bagnato, è andato a buon fine dunque è andato a buon fine con il ritrovamento di questo signore che era andato in cerca di funghi. Questo è il periodo giusto per la raccolta dei funghi in un territorio come il nostro aspromontano. In bacheca ancora Riace, Sala in vita Lucano, avrei rischiato di fare lo stesso. Si parla ancora della vicenda Riace. Calabria, Siclari di Forza Italia, i nuovi voli non bastano, la Calabria è in emergenza, lo dice il senatore di Forza Italia. Siclari e poi Maria Teresa Fragomeni, autorizzati 600.000 euro per completare lungomare di Siderno. Una buona notizia questa per il lungomare sidernese. Poi c'è l'ultima battuta, si parla anche di Bovalino, Legambiente rimuove quasi 4 tonnellate di pneumatici. E ancora vediamo le altre notizie, anche il nostro portale lo ricorda, domenica torna l'ora solare, Lancette spostate indietro di 60 minuti. Proseguiamo perché ci sono altre notizie importanti, vediamo subito questa che arriva direttamente da Riace. Ferrara si schiera con Lucano, avvierà gemellaggio. E ancora calcio dilettanti, le designazioni arbitrali di questo weekend importantissimo, con tante sfide anche da vertice, si giocheranno tra oggi e domani, faremo poi il punto in coda alla nostra rassegna stampa. Lasciamo le prime pagine, tante le notizie che abbiamo anticipato, anche grazie al nostro portale che ci ha ricordato le notizie dell'ultima ora. Noi ritorniamo subito sui quotidiani calabresi e lo facciamo con Gazzetta del Sud, perché andiamo direttamente a quelle che sono le notizie che riguardano le pagine calabre. Vedete, stiamo sfogliando rigorosamente in diretta il giornale per arrivare nelle pagine regionali. Vedete, la politica a dominare, convocata la direzione del PD, ipotesi primarie il 16 dicembre, la riunione alla Lamezia Terme mercoledì 31 ottobre, qui vertici da rinnovare per un partito in grande difficoltà, in crisi, soprattutto una crisi di identità legata soprattutto alle ultime sconfitte elettorali, vertici da rinnovare, qui l'ex segretario regionale Ernesto Magorno e la reggente Giovanni Puccio e l'ex presidente del Partito Democratico Peppino Vallone, ex sindaco tra l'altro della città di Crotone. A fianco violenza sulle donne, un piano per superare ritardi e gravi carenze, prima conferenza dell'osservatorio regionale, un pool di 5 magistrati della procura di Reggio segue da vicino il fenomeno, la testimonianza di Anna Maria Scarfò, vittima del branco quando aveva solo 13 anni. Ritorniamo a parlare di politica perché l'abbiamo detto, convocata la direzione del PD, ipotesi primarie il 16 dicembre, nel sottotitolo si legge il parlamentino Dem dovrà approvare il regolamento congressuale, ma nel partito prevale la prudenza dopo i tanti rinvii degli ultimi mesi. Mercoledì prossimo si torna al voto pure per eleggere i vertici delle province di Catanzaro e Vibo Valentia. Deve risarcire la regione, vitalizio congelato a Rodio. Guido Rodio è stato anche presidente della giunta regionale tantissimi anni fa, provvedimento del consiglio nei confronti dell'ex presidente della giunta. Vedete, presenteremo ricorso, dice il legale di Rodio, contro questa decisione, siamo disposti a pagare, ma la pensione maturata non può essere toccata. Dai consigli regionali a Reggio la sessione plenaria della conferenza dei presidenti. Voltiamo pagina velocemente agli altri fatti del giorno, così cambiamo anche decisamente argomento. Imprenditore vicino all'Endrina e confiscato patrimonio da 25 milioni di euro. Il provvedimento del Tribunale di Prevenzione di Reggio è stato eseguito dalla via Sottochiavi, supermercati Center Stock e Cash and Carry, aziende, società, immobili, magazzini e flussi finanziari. La pericolosità sociale gli è inoltre costata la misura personale della sorveglianza speciale per 3 anni. Andiamo avanti, a fianco questa notizia che arriva da Cosenza, firma di Arcangelo Badolati, docenti di religione e futuri parroci a lezione di antimafia, iniziativa della diocesi di Cosenza. Scomunicati boss, parte l'azione di contrasto alla subcultura criminale. Vedete qui l'arcivescovo Monsignor Nolè e il sacerdote Don Enzo Gabrieli. Ancora per quanto riguarda Gazzetta, ancora i temi che riguarda adesso il Regino con la pagina di Reggio, stabilizzazione ex L più LSU contro la minoranza, non ci usate dunque i precari calabrese. Poi vedete il gruppo comunale esulta, Siclari chiede di più.
le reazioni di Forza Italia all'annuncio dei nuovi voli all'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Il senatore, il ministro Toninelli, non ha risposto alla mia interrogazione. Qui lo scalo, quello di Reggio Calabria, il Tito Minniti, rappresenta il volano di sviluppo per tutto il territorio calabrese. Stadio Granillo adesso è nel primo piano, c'è una querela che sta andando avanti da diverso tempo tra la società e l'amministrazione comunale Falcomatà. Regina intanto contro il comune. Il presidente Mimmo Praticò, che appare in questa foto, rileva l'ormai evidente impossibilità di fare calcio professionistico in città. Abbiamo subito gravi danni, dice il presidente della Regina, siamo soli e abbandonati al nostro destino. Un vero peccato, perché quest'anno la Regina aveva allestito una squadra, tra l'altro, per quanto riguarda il campionato da vertice, adesso trova difficoltà giocando anche fuori dalle mura amiche. Noi proseguiamo, lasciamo la pagina di Reggio e andiamo subito ad occuparci di quelle che sono le notizie che arrivano direttamente dalla Tirrenica. Consiglio comunale a Taurianova, stavolta a disertare e la maggioranza. L'opposizione evoca la crisi, ma Scionti, il sindaco, taglia corto, Gerace bloccata a Messina. È andato deserto dunque il consiglio comunale, convocato in tutta fretta a distanza di soli 10 giorni dall'ultimo per la revoca della contestata delibera di variazione di bilancio di previsione. La maggioranza di Taurianova, con a capo il sindaco Fabio Scionti, non si è presentata, lasciando di stucco i cittadini e facendo gridare alla crisi i consiglieri di opposizione. A Bagnara, Santa Barbara, off limits a 11 mesi dalla frana, il tratto è di competenza del comune, non dell'ANAS. È ancora Bagnara, i locali di via Mela Rosa destinati a una scuola. Servizio navetta per il cimitero invece di villa nelle giornate dell'1 e 2 novembre, disposte anche modifiche alla circolazione e alla sosta dei mezzi. L'accoglienza la fanno i più grandi. Andiamo a Scilla, all'istituto comprensivo Minassi di Scilla. I ragazzi delle prime classi hanno preso conoscenza con il mondo della scuola. Noi proseguiamo, perché ancora con Gazzetta del Sud ci occupiamo di Tirrenica, ci spostiamo a Cittanova per parlare della provinciale Cittanova Taurianova. Un tratto nel buio, pesto e manto stradale usurato. Vedete, questa la notizia. Da anni si assicurano interventi per la sicurezza tra comuni e Metro City. E ancora, da novembre a luglio, un programma per tutti presentato al comune di Palmi, il progetto culturale integrato Premio of Palmi Festival e Street Book, gli eventi clou per quanto riguarda Palmi. Il sindaco della città Ranuccio: il comune deve produrre cultura ed essere regista di nuove sinergie. Per quanto riguarda ancora la Tirrenica, adesso la giudiziaria a dominare, omicidio Bellocco, il PM in appello chiede di acquisire le intercettazioni. Rosarno, nell'inchiesta Ares, la rivelazione sulla fine del suo amante Domenico Cacciola. Come la donna, pure lo scomparso sarebbe stato ucciso dai figli. Vedete, condannato all'ergastolo Francesca Bellocco e qui il figlio Francesco Barone. In primo grado è stato condannato all'ergastolo il figlio della donna, Francesco Barone. E ancora a fianco un'altra notizia che riporta puntualmente Gazzetta nelle pagine regionali Tirrenica: San Ferdinando, casse del villaggio Praia, anche la Cassazione dà ragione al comune. Respinto il ricorso degli occupanti convinti di essere i proprietari. E ancora Gioia Tauro: Celeste Loggiacco, eletta segretario generale della CGIL, ha ottenuto il 96% dei voti al congresso comprensoriale del primo sindacato italiano. Rizziconi: Giovinazzo è il nuovo sindaco della città, verso la squadra a giorni il consiglio. È sicuramente questione di giorni e la nuova amministrazione comunale, guidata dal tecnico informatico Alessandro Giovinazzo, farà il suo esordio con la convocazione del civico consesso. Sarà la prima seduta dopo il voto che ha visto la vittoria di Giovinazzo a Rizziconi. Palestra della Media, via i lavori ad Anoia, buone notizie perché sono stati aggiudicati a una ditta umbra con un ribasso del 30%. La ristrutturazione prevede anche l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Qui vedete la consegna dei lavori alla palestra della scuola media. Continuiamo ancora con Gazzetta in questa prima parte di rassegna stampa. Maltempo, stato di calamità già richiesto da 3 comuni. Iniziative
attiva delle amministrazioni di Melito Portosalvo, Rogudi e Roccaforte del Greco. Siamo già alla Ionica. La giunta Meduri, sistema viario compromesso. Qui il lungomare dei Mille, l'amministrazione melitese ha denunciato anche danni da mareggiate. Motta San Giovanni di Scarica, ricorso al TAR contro la riapertura. A fianco Montebello Ionico, altro centro del Regino, strade disastrate. L'appello da parte del parroco, parla Don Gattuso. Frana sulla Santa Elia Fossato, proprio ieri è arrivata la convocazione del prefetto. Shortlist delle imprese per i lavori di emergenza Bagaladi, emanato l'avviso pubblico, servirà pure per affidare gli interventi relativi alle manutenzioni ordinarie. E noi andiamo avanti, ancora Ionica, perché adesso ci occupiamo di comprensorio. Andiamo subito a dare un'occhiata a quella che è la notizia che arriva subito da Caulogna, lo dicevamo in apertura, viadotto Allaro, da lunedì consentito il passaggio ai bus. Fa il punto della situazione approfonditamente Armando Scuteri. Non sarà più necessario il trasbordo di studenti e pendolari su navette di piccole dimensioni. Dovrebbe invece restare fermo il divieto di transito per i camion. Nessuna notizia sull'inizio dei lavori di ricostruzione del ponte. Dovranno però mantenere la velocità massima di 30 km orari. Qui vedete ponte sull'Allaro, le pile 5 e 6 dopo i lavori di rafforzamento. Da lunedì dunque non ci sarà più bisogno delle navette sul ponte Allaro. La corsia repubblicana, ovvero quella a monte, incrinatasi ma rimasta ancora in uso, sarà riaperta al transito dei mezzi adibiti al trasbordo pubblico, e questa è una buona notizia soprattutto per centinaia di studenti. Le macerie sono sempre lì, andiamo a Siderno, gli effetti della tromba d'aria di giorno 11 accatastati sulla statale 106, situazione sempre difficile dopo la tromba d'aria di diverse settimane fa. Rocca e i cittadini civili hanno aggiunto i loro rifiuti. Secondo l'azienda che cura la pulizia si tratta di rifiuti speciali e la raccolta sarebbe da pagare a parte. Vedete qui statale 106, detriti della tromba d'aria di 15 giorni fa, con l'aggiunta di qualche sacchetto dell'immondizia. Regna sempre l'inciviltà purtroppo in queste circostanze. Placanica, prove di carico positive. Il vecchio ponte levatoio non è a rischio di crollo, ma per i lavori conservativi si dovrà attendere il placet della soprintendenza. Siderno, una festa delle eccellenze gastronomiche locali a scopo di beneficenza. Successi di Cibus Noster, organizzato dal Sidus Club, con proventi devoluti alla Caritas diocesana. Unico neo, l'impossibilità di fruire dei soggettivi spazi dei palazzi storici al borgo. Vedete qui associazione cuochi, a loro si deve la preparazione della cena solidale. Noi chiudiamo con Gazzetta, perché andiamo a dare subito un'occhiata a quelle che sono le notizie dello sport, e poi staccheremo con Gazzetta e ci occuperemo del quotidiano del Sud. Stiamo facendo scorrere le pagine che abbiamo già dato un'occhiata in precedenza e apriamo dunque con lo sport. Un weekend importantissimo con tante sfide, ad iniziare dalla Serie A, perché si gioca alle ore 18 Empoli-Juventus. La Juve vuole tornare a correre. Qui Massimiliano Allegri che guida i campioni d'Italia impegnati in Toscana nel tardo pomeriggio di oggi. Poi questa sera le altre partite e domani ci sono le altre sfide. Andiamo a parlare del Cosenza, che gioca alle ore 15 allo stadio di Rigamonti di Brescia, una gara importante per i ragazzi di mister Braglia, allungare il momento positivo e la parola d'ordine del Cosenza. Braglia difende la condizione atletica della squadra e lo staff tecnico, qualcuno ha la memoria corta e mette in discussione bravi ragazzi. Ottimo il lavoro dunque di Piero Braglia già lo scorso anno con la promozione. Roden spinge il Crotone verso il bis, vuole dare continuità ai suoi risultati il Crotone, che giocherà una gara importante però mercoledì sera alle 21 a Lecce, una gara che il Crotone non vuole fallire. Parliamo della Regina, che gioca questa sera alle 20.45 sempre allo stadio Razza di Vibo, campo neutro purtroppo, con i ragazzi di mister Caserta. La Regina di Cevoli gioca con la Juve Stabia. Solo una Regina super può battere la Juve Stabia, che ha tantissimo
tantissimi giocatori che sono nati in Calabria. Poi parliamo anche del Rende che scende in campo alle 16.30 allo stadio Fanuzzi contro il Francavilla. Domani è la giornata della gara più importante, senza dubbio la gara più importante della storia. La gioca il Locri in Serie D. 500 tifosi domani saranno al San Nicola per il big match. La capolista Bari ha un punto di vantaggio sugli Amaranto che sognano il soppasso. Tutto può accadere nel calcio, chissà che Locri non sia in grado di fare lo sgambetto ai quotati avversari, la squadra più blasonata sicuramente del campionato di Serie D. La Vibonese Allegretti in panchina a Caserta, buone notizie per mister Orlandi che recupera Allegretti, il tecnico è intenzionato a confermare comunque il modulo ad albero di Natale che ben ha fatto finora. Il Catanzaro vuole dimenticare l'ultima amara sconfitta maturata qualche settimana fa a Monopoli, è già vietato sbagliare per i ragazzi di mister Lauteri, si gioca alle 14.30 ad allenare il Monopoli Scienza che ha giocato con la Regina in Serie A e in Serie B. Lasciamo la ricca pagina sportiva, abbiamo detto della super sfida di domani che si giocherà al San Nicola di Bari, abbandoniamo dunque Gazzetta del Sud e andiamo subito sul Quotidiano, sfida che sarà seguita da centinaia di tifosi del Locri, quella che si giocherà al San Nicola. Siamo già nelle pagine regionali, velocemente su quelle che sono le altre notizie del giorno, in primo piano lavoro ma soprattutto il sisma e poi politica e anche la cronaca giudiziaria. Ex LSU LPU Oliverio e il governatore chiedono un incontro al governo. Sembra lunga la strada verso la stabilizzazione dei precari calabresi. Insieme ai sindacati ha analizzato il DEF, più che le risorse mancano le deroghe. Tanti i problemi dunque per i precari calabresi che non vedono la stabilizzazione neppure con il governo a guida centrosinistra, guida Oliverio. E poi per i sorveglianti idraulici servono nuove regole d'ingaggio. Pedade Forza Italia presenta una mozione per un nuovo contratto e attivare i servizi. Vedete qui Giuseppe Pedà è consigliere regionale per Forza Italia da alcuni mesi. Parliamo di sisma, c'è stata tanta paura e la paura è continuata anche durante la notte in tutta la Calabria. Trema la Grecia, allerta tsunami anche in Calabria. Il mare si alza alle Castella di Crotone. L'allarme è cessato intanto alle 6, ma non sono fissate procedure di comportamento. Per quanto riguarda le previsioni invece ci saranno 3 giorni di pioggia, temperature in forte calo, attenzione perché ritorna il maltempo in Calabria, 3 giorni di forti piogge incessanti e localizzate a partire dal centro nord e poi si sposteranno al centro sud, già da domani l'esperto, ma qui devono fare più paura, terremoti e alluvioni. Dunque vedete qui la parola all'esperto, vi consigliamo di leggere attentamente questo servizio importantissimo riportato da Maria Francesca Fortunato. Ancora il Quotidiano per parlare di sanità, un tema importante nella nostra regione, una sanità commissariata, ha parlato Massimo Scura qualche sera fa, ospite nei nostri studi del nostro editore Giuseppe Mazzaferra, a 360 gradi la puntata per parlare di quelle che sono le problematiche che vive la sanità calabrese. Il 60% intanto dei calabresi malati a pezzetti, così aumenta la spesa. Il presidente della Simi Perticone, vedete qui il presidente Perticone che dice verso nuovi ricoveri senza una gestione globale. Emergenza, le malattie croniche non trasmissibili, dice. E poi Crotone, per cambiare argomento, qui la consigliera di parità Stumpo, sì all'aborto, dice, tutto il resto sono strumentalizzazioni politiche. Acceso dibattito sull'autodeterminazione della donna. A Cassano, scontro sulla mancata attivazione dell'ambulatorio odontoiatrico. 2 comitati cittadini contro la Regione Calabria e contro la Giunta. Adesso le pagine regionali calabre che anticipano i temi tra poco di Locride Piana, il caso Acquavona, la contrada contesa approda in Corte Costituzionale. Il TAR sulla disputa tra i comuni di Petronà e Belcastro. Intanto qui appare la sede del TAR Calabria a Catanzaro. A fianco, false missioni pagate dal comune, indagato Chiuto per truffa e peculato. Qui Mario Chiuto è sindaco della città di Cosenza, coinvolto nell'inchiesta anche l'ex segretario del sindaco. Reggio Calabria, Nasone e Cusumano, mai più abusi, siamo già al taglio basso. Prima conferenza regionale sulla violenza sulle donne.
Voltiamo pagina e andiamo a Vibo, vedete qui la notizia di pagina 7, carcere per il cognato della vittima, arresti domiciliari per il figlio, la ricca pagina della cronaca giudiziaria, le decisioni del GIP sugli indagati per l'omicidio Ripepi, Giuseppe Carnovale e Michele Ripepi in questa foto. A Cosenza, a lezione di ricerca e soccorso al campo di Pisa, quattro vigili del fuoco di Cosenza. Continuiamo, Reggio Calabria confiscato ai Labbate un impero da 25 milioni, Market e Casalinghi. Per quanto riguarda ancora il quotidiano del Sud, adesso ci occupiamo di Strigia, ancora la giudiziaria, aula bunker collassata. Si costituiscono parte civile e comune del Crotonese e del Cosentino. Al via l'udienza preliminare per 188 imputati, tre ore solo per costituire le parti. Qui l'aula bunker di Catanzaro, in cui è iniziata ieri l'udienza preliminare per 188 imputati. Un centinaio di avvocati non riescono neppure a sedersi. Tentacoli sulla politica, altri due consigli sciolti, l'amarezza dei sindaci di Casabona e Crucoli, ancora scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose, toccate adesso a Casabona e Crucoli, due comuni del Crotonese. Invece nel taglio basso, a proposito di Crotone, usura bancaria, assolti i vertici dell'ex BPC, si sgonfia l'accusa davanti al tribunale di Castrovillari, vittima imprenditore di Rossano, il PM chiedeva quattro condanne. E noi andiamo avanti perché ci occupiamo della pagina di Reggio, Consiglio Comunale, durata flash e strana variazione. All'indice la richiesta di 120.000 euro per impiantistica sportiva. Caracciolo afferma carattere d'urgenza della variante, denota assenza di programmazione. Vedete qui i banchi consigliari che ospitano sindaco e giunta, desolatamente vuoti a Reggio Calabria. Al Granillo lavori secondo regolare cronoprogramma, si difende così l'amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falco Matà agli attacchi della Regina Calcio. Proseguiamo perché adesso andiamo ad occuparci subito di provincia come sempre, poi parleremo di Locride approfonditamente. Motta San Giovanni, l'amministrazione ricorre al TAR sul caso della discarica di Comunia per tutelare la comunità. L'annuncio del sindaco Verducci, mandato conferito al legale Edda Squillaci. Vedete qui la strada per la discarica di Comunia. E poi ancora discarica minoranza mottese oggi in conferenza, il sindaco mai pervenuto prende una decisione. Ancora dalla provincia, Campo Calabro, le associazioni di Matiniti a ogni santi sagra dei sapori e delle tradizioni, ritorna questo appuntamento con la sagra dei sapori, tanta gastronomia a Campo Calabro. E poi sempre a Campo Calabro, così verrà ricordata la Grande Guerra, le iniziative. Bagnara, dopo la 24esima edizione, premio Mia Martini, orgoglio del vice sindaco. Siamo adesso alle notizie che riguardano la Locride, ripartiamo da San Luca, disperso in Aspromonte e ritrovato, notizia che ha riportato in tempo reale anche il nostro portale, va a funghi ma perde l'orientamento e passa la notte in un casolare. Però a lieto fine poi, alla fine, perché l'uomo è stato ritrovato, scomparso a Montalto, tratto in salvo dalla squadra dei soccorsi a Santo Stefano. Vedete la sala operativa dei soccorritori e il campo base. Caolonia, Ponte Allaro, via libera agli autobus, positivi gli esiti delle prove di carico, consegnato all'autorità di bacino il progetto del guado. La notizia puntualmente riportata anche dal nostro portale, inviata tra l'altro dall'ANAS, con una comunicazione proprio arrivata ieri nel tardo pomeriggio. Monasterace, bilancio, variazioni in consiglio. Ariace, un modello distrutto dal governo. Ancora per quanto riguarda gli SPRAR, progetti di immigrazione, da Vibo Valencia, la gioventù federalista europea al fianco di Mimmo Lucano. Il segretario, sistema di accoglienza, integrazione e inclusione sociale, invidiato nel mondo, spazzato via con un colpo di spugna. Vedete qui la manifestazione pro Lucano Ariace dopo il suo arresto. E ancora per quanto riguarda le notizie del comprensorio, ci spostiamo a Brancaleone, come al solito sull'argomento Agostino Belcastro, torrenti, via vegetazione, detriti, interventi dei tecnici comunale del consorzio bonifica del Basso Ionio, monitorate e ripuliti tombini,
e soprattutto distruita la rete fognaria. Vedete qui la terna commissariale e gli interventi località Pantano dopo il nubifragio di qualche anno fa, torrenti dunque via vegetazione e detriti in vista anche della stagione invernale che si sta avvicinando sempre di più. Siderno, il vento dell'est soffia tra le pagine di un libro, qui Franco Crinò, ex senatore. Brancaleone, le bellezze artistiche e ambientali della Locride in mostra sulla piattaforma digitale di Bonfà, e qui una bellissima veduta dall'alto del litorale di Brancaleone. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie per quanto riguarda la Locride, ci avviamo verso la parte conclusiva, ma prima c'è la Piana e poi lo sport. Taurianova, sì, l'impegno di Bonafede, familiari e comitato civico ricevuti dal ministro della giustizia. Riguarda sigilli, rassicura sul caso dell'agente penitenziaria, lo stato c'è, vedete striscioni esposti alle settine davanti al ministero della giustizia a Roma. Taurianova, arriva il presidente del consiglio regionale del Piemonte, invece a Gioia Tauro lo Giacco riconferma Bulgara, la segretaria della CGIL comprensoriale rieletta alla guida. Al centro della relazione i problemi legati al mancato sviluppo del porto, qui Celeste lo Giacco per lei, dunque una riconferma importantissima, veramente pubblicitaria. Seminara, Terra Mala in festa per il 4 anniversario, stasera c'è l'Art Expo, e poi auguri il piccolo aquilotto in un nido d'amore, migliore auguri anche da parte nostra per questo graziosissimo bambino nato da pochissimo. Palmi, via al progetto culturale integrato, pagina numero 17, comune in sinergia con suole, comitati e associazioni all'insegna dei saperi. Si parte con la biblioteca ambulante di quartiere, istituto Pizzi in prima fila, vedete la riunione al comune di Palmi. Polistena, istituzione scolastica, no vetrina per politici, qui Giuseppe Fabio Audino, che è senatore del Movimento 5 Stelle, eletto il 4 marzo. A San Ferdinando, caporalato, prostituzione, 'ndrangheta, viaggio tra i 3.500 invisibili della Tendopoli, qui Matteo Salvini in visita alla Tendopoli di San Ferdinando lo scorso mese di luglio. Siamo nella pagina di Vibo, in conclusione, persa un'altra opportunità, parliamo di Porto, la belle di Acqua Adriatique non attaccherà più allo scalo. Antonio lo Schiavo invoca un consiglio comunale ad hoc, i turisti sbarcati si trovano di fronte al nulla. E ancora la Proloco, così si torna indietro, il presidente Massimiliano Di Costa parla del mancato attracco di questa nave. Noi abbiamo completato, siamo allo sport, lo dicevamo, torna il campionato di Serie A, soprattutto con la sfida che si gioca oggi pomeriggio alle 18, Empoli-Juventus, le calabresi, Cosenza deve andare oltre, saranno 500 i tifosi presente alla Rigamonti per questa sfida che si giocherà pomeriggio alle 15, il tecnico senza sei elementi, rosso-blu a Brescia, Braglia carichi suoi, serve l'atteggiamento giusto. Intanto ieri sera l'anticipo, il Palermo si salva all'ultimo minuto 1-1 contro il Venezia allenato da Zenga, arrivato da poco sulla panchina veneta. Catanzaro ora devi importi, Catanzaro reduce da una presente sconfitta casalinga, e poi la Regina c'è Viola dall'inizio, finalmente Alessio Viola potrà giocare dal primo minuto, eccolo l'attaccante Alessio Viola sarà tra i titolari contro la Juve Stabia oggi questa sera alle 20.45 a Vibo allo Stadio Lazio. Serie D Locri, in 500 al San Nicola di Bari domani, tanti tifosi al seguito, gara che rimarrà nella storia per la squadra Amaranto, con questo Bari Locri tutto da seguire dallo Stadio San Nicola. Ci fermiamo qui, non vediamo aggiornamenti neppure sul nostro portale, per cui la rassegna stampa ritornerà puntualmente lunedì per aprire una nuova settimana di informazione. Vi ricordiamo alle 13.30 il nostro TG News con tutti i fatti del giorno e soprattutto i nostri servizi per quanto riguarda gli aggiornamenti della giornata, per quanto riguarda soprattutto i temi più importanti di queste ore. Grazie per averci seguito, a tutti voi una felice giornata e felice weekend. Arrivederci.
Conad Riace. Prezzi bassi e fissi bloccati per tutto l'anno su 180 prodotti a marchio Conad. Reparto bio e alimenti senza glutine. Da noi trovi anche pane caldo appena sfornato. Nel reparto gastronomia trovi i migliori prodotti a chilometri zero. Un ampio reparto ortofrutta con ortaggi e frutta fresca locale e di qualità. Tra le offerte del periodo trovi... Se sei cliente Conad, grazie alla raccolta punti potrai scegliere tanti regali delle migliori marche e buoni spesa tutto l'anno. All'esterno, 1800 metri quadri di parcheggio. Conad Riace, via Nazionale 31, Riace Marina. Persone, oltre le cose. Genuinità e qualità distinguono il nostro operato. Nonna Lucia è panificio e macelleria, direttamente dai nostri prati sulla tua tavola. Il pane cotto nel forno a legna, proprio come faceva Nonna Lucia. Tutto è rimasto come un tempo. L'alimento principe della nostra tavola, il pane di Nonna Lucia, è fatto solo con prodotti naturali. E inoltre focacce, pizze, mille altri modi di trasformare il pane. Panificio, macelleria, Nonna Lucia, via Pitagora 31 a Caulonia Marina. Nonna Lucia, la genuinità che vi conquisterà. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela, via Provinciale, Contrada Riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini, cabaret, serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.
Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano,